Iniziamo questa serata con il professor Flores d'Arcais. Il professore è una presenza assidua della nostra festa di scienze e filosofia. Essendo una presenza assidua è evidente che ha raccolto il gradimento del nostro pubblico. Professore, è stato docente, ricercatore, prima è docente di filosofia morale all'Università La Sapienza, allievo del filosofo Lucio Colletti. Al suo attivo numerosissime pubblicazioni di carattere filosofico, riflessioni filosofiche e politiche. È il direttore di Micromega, una delle pochissime riviste rimaste di approfondimento politico-culturale veramente serie e veramente degne di lettura per gli argomenti che tratta e per la qualità dei relatori e degli scrittori che ci scrivono, dei saggisti. È collaboratore di Repubblica e di El País, quindi di notevoli e autorevoli quotidiani. Ha al suo attivo una militanza politica caratterizzata da sempre dalla sua totale autonomia e libertà di pensiero. Nell'ultima fase, quest'ultima fase, ha approfondito tematiche relative ai diritti civili, e uno di questi è quello di cui parlerà questa sera, che è il diritto all'autodeterminazione. Questa sera si parlerà di eutanasia, quindi del diritto di decidere sulla propria vita fino alla fine, diritto quindi alla dignità della persona, diritto a decidere, e si parlerà anche di chi ha questo diritto, se appartiene, può appartenere ad altri oltre che alla singola persona, se può appartenere allo Stato o se può appartenere alla Chiesa o ad altre agenzie o alla medicina. Quindi il tema è un tema di stretta attualità. Ricordate tutti la vicenda del DJ Fabo e di Cappato, del radicale Cappato, anche di Welby, ma non è un tema solo di stretta attualità, non è un tema di cronaca, ma è un tema che riguarda la riflessione sull'uomo e sui suoi diritti da moltissimo tempo. Quindi passo la parola al professore, ringraziandolo di nuovo per la sua presenza. Grazie a voi. Io vorrei cominciare con tre domande che rivolgerò a tutti voi e per le quali, alle quali la risposta è secca, è o uno o due, tra le due opzioni che darò. Poiché mi rivolgo a ciascuno di voi, lo farò nella forma del tu, ma è rivolta a tutti voi. Rispetto al tuo fine vita, preferisci che a decidere sia tu o sia io? E quando dico io, voglio dire un qualsiasi estraneo, che può essere una persona che ha dei valori diversissimi dai tuoi, addirittura un tuo nemico. Ecco, vorrei sapere chi preferirebbe che a decidere sul proprio fine vita fosse un estraneo, che può essere anche un suo nemico. Ne devo dedurre, facciamo la controprova, che chi ritiene preferibile decidere lui stesso sul proprio fine vita alzi la mano. Seconda domanda: sei a favore o sei contrario all'eutanasia? Chi sono i favorevoli all'eutanasia? I contrari? Beh, qui non c'è dibattito allora. La terza domanda a questo punto neanche la faccio, perché era: sei favorevole al diritto all'eutanasia? Ma è evidente che avremo di nuovo l'unanimità. Di solito quando faccio queste tre domande, o quando nei sondaggi si formulano queste tre domande, le risposte non sono affatto sovrapponibili, sono molto diverse. Ci sono molte persone che alla domanda sei a favore o contro l'eutanasia, ci sono molti che dicono sono contro l'eutanasia. Se poi gli si chiede ma sul tuo fine vita vuoi decidere tu o vuoi che decida qualcun altro, dicono voglio decidere io. E allora capite che intanto, a secondo di come si pongono le domande, spesso si hanno delle risposte diverse.
voi qui stasera siete un caso anomalo di assoluta coerenza, ma molte persone rispondono invece in modo diverso, senza rendersi conto che chi è contrario all'eutanasia, se una legge stabilisce il diritto di ciascuno all'eutanasia, e cioè a decidere sul proprio fine vita, chi è contrario non viene leso in nessun diritto, basta che non utilizzi di questo diritto e lasci invece utilizzarlo a chi ha una prospettiva diversa dalla sua. Poiché però invece alla domanda chi preferisci che decida sul tuo fine vita, la risposta questa sì è sempre unanime, io credo che questo dimostri di per sé che se la domanda che viene posta è la domanda corretta, in realtà la discussione che invece sarà drammatica e che la Corte Costituzionale ha imposto al Parlamento, stabilendo anche una scadenza, entro il 23 settembre il Parlamento deve legiferare, altrimenti sarà la Corte Costituzionale a decidere se l'articolo 580 del Codice Penale in tutto o in parte è non costituzionale. Ripeto, la discussione, se ci sarà e dovrà esserci, non andrà affatto da sé, mentre la discussione non ha materia per svolgersi, perché appunto tutti sono assolutamente favorevoli a decidere sul proprio fine vita, non accetterebbero mai che un altro decida in loro vece, al loro posto, se non qualcuno che hanno delegato a loro stessi, quindi sono sempre loro che decidono, e ovviamente non possono pretendere allora di essere loro a decidere al posto di qualcun altro. E tuttavia, benché la situazione sia evidentemente lapalissiana, nessuno ha diritto di prevaricare su un altro imponendogli il suo fine vita, questa non sarà la scelta che verrà fatta. E nel caso venisse fatta, cioè si ammettesse anche in Italia la liceità dell'eutanasia, il diritto all'eutanasia, questa avverrebbe fra polemiche durissime e in campo politico e nell'ambito della società civile fra credenti e non credenti, o comunque fra una parte cospicua di credenti o certamente comunque da parte della gerarchia della Chiesa. Ciascuno decide su di sé e rinuncia a decidere sull'altro, questo dovrebbe essere ovvio. E le leggi che stabiliscono il diritto all'eutanasia, che ci sono per esempio in Olanda, in Belgio, in parte in Svizzera, in qualche caso tacitamente in Inghilterra, ma non in altre parti d'Europa, quindi in una porzione assai minoritaria del continente europeo, diritto che c'è in qualcuno degli Stati Uniti, ma in pochissimi, per esempio nell'Oregon, laddove questo diritto c'è, è un diritto assai più restrittivo rispetto all'idea ciascuno decide liberamente sul proprio fine vita. Riguarda questo diritto fondamentalmente i malati terminali, prevede un accertamento medico e psicologico plurimo e ovviamente l'accertamento anticipato che si tratta di persona capace di intendere e di volere, e anzi si stabiliscono dei criteri perché la volontà di questa persona
sia una volontà reiterata e costante. Già queste restrizioni distruggono sul nascere le obiezioni che pure sono state fatte quando qualcuno, in Italia in particolare l'associazione Luca Coscioni o l'associazione Exit, si battono da molti anni, da decenni in realtà, per introdurre anche in Italia il diritto all'eutanasia, obiezioni del tipo: ma allora se vedi qualcuno che si sta suicidando non lo eviti? Perché è evidente che in quel caso non siamo di fronte a una volontà reiterata e costante, si può immaginare che si tratti di un momento. Oppure, e allora il depresso lasci che scelga l'eutanasia? La depressione innanzitutto si cura, solo quando un adulto ha preso una decisione che nulla può far immaginare sia reversibile, allora in questo caso si può discutere. E a tutt'oggi anche le legislazioni più aperte al diritto all'eutanasia su questo tema, quando non si tratti di malati terminali, sono molto restrittive. Nelle polemiche che fin qui sono riuscite a impedire che venga introdotto nell'ordinamento italiano il diritto all'eutanasia, anzi che sono riuscite fin qui a impedire che si discuta, perché c'è una legge, credo avanzata dagli stessi promotori della legge sul divorzio, una legge che risale ad alcuni decenni fa, che poi non è mai stata discussa, e ad ogni inizio di legislatura ci sono delle leggi che vengono depositate e guarda caso mai quando la legislatura finisce se ne è iniziata la discussione, per creare questa situazione per cui diritto all'eutanasia in Italia è un assoluto tabù, vengono avanzati anche degli equivoci ancora più indecenti. Ad esempio, capita molto spesso che se qualcuno parla di eutanasia ci sia qualcun altro che gli dice: vabbè, ma anche i nazisti praticavano l'eutanasia. E ci sono molte persone che ovviamente di fronte a questa pseudo-argomentazione cominciano a farsi delle domande. Ora, tra il comportamento dei nazisti, che uccidevano le persone secondo la loro concezione di razza pura, non adeguate, deformi, eccetera, e la richiesta in piena libertà e consapevolezza reiterata e costante di una persona che vuole porre fine a quella che non ritiene più vita, non c'è nessuna somiglianza, c'è non solo un abisso, ma si tratta di due cose radicalmente opposte. Da una parte c'è un delitto su una persona che non è affatto consenziente, dall'altra c'è qualcosa di più di una persona consenziente, una persona che richiede costantemente, spesso invocando questa possibilità che gli viene negata. Purtroppo sull'equivoco di questo termine, per il fatto che i medici criminali nazisti lo utilizzavano questo termine, in un senso, ripeto, agli antipodi di quello che è il diritto all'eutanasia o al suicidio assistito, purtroppo tutti i polemisti o gli studiosi di bioetica di parte cattolica giocano costantemente.
io ho preso in esame tre testi fondamentali della Chiesa Cattolica dovuti a tre nomi particolarmente importanti, due cardinali e un arcivescovo, il cardinale Sgreccia, il cardinale Tettamanzi e l'arcivescovo Monsignor Paglia, che è a capo del dicastero che si occupa, o della, ora non mi ricordo come si chiama, ma l'istituzione per la vita, che quindi è, diciamo, colui che oggi ha l'incarico ufficiale da Papa Bergoglio su questi temi. E tutti e tre hanno giocato, li ho studiati per un piccolo volume che pubblicherò da Einaudi il 3 settembre, proprio con lo stesso titolo di questo dibattito, Questione di vita e di morte, e su questo equivoco giocano pesantemente e in modo evidentemente non solo fuorviante, ma in tal modo rendendo impossibile quello che invece ribadiscono come necessario, un dialogo fra credenti e non credenti. Non ci può essere nessun dialogo se si incomincia con una menzogna, se si incomincia a fare una sorta di amalgama fra i crimini nazisti e la richiesta di un diritto in determinate circostanze da parte di persone libere e consapevoli. Perché è ovvio che sul fine vita ha diritto a decidere chi quella vita vive? Perché il fine vita è parte integrante della vita, è uno dei momenti della vita, è un momento cruciale oltretutto, perché un fine vita tragico, doloroso, insopportabile può rovinare anche la vita più bella, quella che fino a quel momento è stata una vita felice. E perché se qualcuno può arrogarsi il diritto di decidere lui sul tuo fine vita, cioè su una parte cruciale della tua vita, non si capisce perché non possa arrogarsi il diritto di decidere su altri aspetti della tua vita che non sono meno importanti, che non sono più importanti del tuo fine vita, sono importantissimi, ma non di per sé più importanti. Possono decidere sul tuo matrimonio, o sulla tua vocazione religiosa, o sul numero dei tuoi figli, o sulla tua religione stessa, o sulle scuole che farai, o sulla tua professione, o sui tuoi viaggi. Ho fatto degli esempi, guardate, di tutte cose su cui nell'ultimo secolo ci sono regimi che si sono arrogati il diritto di decidere al posto tuo, di decidere sulla tua vita sessuale, di decidere sulla tua vita professionale, di decidere sulla tua religione. Fino a pochi anni fa in Cina era proibito avere più di un figlio, per esempio. Quindi non c'era il diritto all'aborto, c'era il dovere di aborto se tu avevi già un figlio. Nei paesi dell'Est, per molti decenni, fino alla caduta del muro, non si poteva viaggiare liberamente. Chi era cittadino di quel paese non poteva viaggiare dove voleva. E la stessa scelta delle scuole o professioni, io ricordo nei primi due decenni dopo la fine della guerra, in Cecoslovacchia era stabilita da dei comitati di partito e si potrebbe continuare. Ecco perché io sostengo che il diritto
a decidere sul proprio fine vita, che è un altro modo per dire il diritto all'eutanasia, perché il diritto a decidere il proprio fine vita significa che chi l'eutanasia non la vorrà fare, non la farà, chi la vorrà fare, la farà, dovrebbe non solo essere garantito per legge, ma dovrebbe essere garantito nella Costituzione come uno dei diritti imprescrittibili dell'uomo e del cittadino, sul quale nessuna maggioranza, per quanto schiacciante, potrebbe mai decidere in contrario. Da parte cattolica viene fatta questa obiezione: ma la vita non sei solo tu, la tua vita non sei solo tu, la tua vita è un insieme di relazioni, di affetti, di legami. È un'obiezione particolarmente peregrina e priva di significato, perché che la vita di ciascuno di noi sia per natura un insieme di relazioni è talmente ovvio che non si capisce che senso abbia discuterne, che senso abbia richiamarlo. Robinson è una pura finzione. Non esiste chi vive da solo ed è autosufficiente, e oltretutto anche Robinson aveva bisogno di venerdì. Noi siamo un insieme di un fascio di relazioni, di legami di ogni genere. Alle volte addirittura diciamo del legame che abbiamo con una persona: per me questa persona è più importante della mia stessa vita. Quindi è ovvio che non siamo, come si dice, nessun uomo è un'isola, è ovvio. Ma tutte queste relazioni entrano in gioco in qualsiasi scelta che noi facciamo nel corso della vita. Probabilmente se decidiamo di sposarci oppure decidiamo di farci preti, monache, ne discuteremo con le persone a noi più care, con le persone che stimiamo di più. E se tuttavia resteranno delle discrepanze nei consigli, alla fine qualcuno dovrà decidere. Ed è ovvio che alla fine a decidere dovrà essere il soggetto di quella vita, la persona che quella vita la vive, e deciderà alla fine se farsi monaca o se sposarsi e chi sposare, cosa che fino a poco più di mezzo secolo fa non era considerato ovvio, e in moltissimi paesi non è ovvio neanche oggi. E in molte zone di molte città europee, dove ormai di fatto domina la Sharia, anche qui le donne non sono affatto libere di decidere chi sposare. Quindi l'obiezione che ricorre costantemente nelle polemiche contro il diritto all'eutanasia: voi non potete rivendicare il diritto sulla vostra vita in questi termini di libertà assoluta, perché sarebbe una forma di egoismo assoluto, è un'obiezione che non ha senso. Ciascuno di noi cerca di non far soffrire le persone care. Ma perfino la Chiesa Cattolica dice: ama il prossimo tuo come te stesso, non più di te stesso. Alla fine, se tanto per il matrimonio o per la professione o per il fine vita, la decisione che io voglio prendere per me entra in rotta di collisione con la decisione che auspicherebbero delle persone a me molto care, è evidente che sono io che ho diritto a decidere, a non soffrire. Non si vede perché dovrei, per non far soffrire
una persona che mi è cara, caricarmi io di tutta la sofferenza. E d'altro canto, una persona che ci ama, tutto pretende meno questo, che noi soffriamo per lei. Allora, a questo punto, da parte di chi non tollera l'idea che decidiamo ciascuno sul proprio fine vita, viene avanzata un'altra obiezione. Ma la vita è un dono. La vita è un dono. Intanto, esistono nella storia grandi anime che hanno sostenuto che la vita non è affatto un dono. In una delle sue tragedie, Sofocle mette in bocca al coro, a un certo punto, alcuni versi famosissimi che dicono, ora a memoria, la cosa migliore sarebbe non essere mai nati e dopo di essa, se essere nati, morire immediatamente ancora in culla. Ma se prendiamo le operette morali di Leopardi e lo Zibaldone di Leopardi, i luoghi in cui si dice che la vita non è affatto un dono, ma un orrore, una tragedia, non si contano. E di anime somme che hanno sostenuto questo ne troviamo tante nel corso dei secoli. Ma anche assumendo che la vita sia un dono. Un dono è tale se lo si può rifiutare. Se non lo si può rifiutare, non è più un dono. Al massimo è un prestito oneroso che ci costringe a fare qualcosa che non vogliamo. O comunque diventa un dovere, una condanna. Il dono è esattamente ciò di cui poi possiamo fare quello che preferiamo. E infine bisognerebbe sapere dono di chi. Può essere un dono, nel senso del dono di Dio per chi crede in Dio, ma ovviamente per chi non crede in Dio, al massimo sarà un caso che può essere vissuto come un caso fortunato, un caso che appunto invece per Sofocle o per Leopardi è un peso. Venuta meno la possibilità di argomentare contro il diritto all'eutanasia sostenendo la vita è un dono, subito dopo si passa a la vita è sacra. E questa affermazione, la vita è sacra, finisce per far breccia e per comunque mettere in uno stato di dubbio rispetto al diritto di ciascuno a decidere sul proprio fine vita anche molti non credenti. La vita è sacra. Quale vita? Perché la vita in astratto, la vita senza un aggettivo, certamente non è sacra. Altrimenti noi saremmo i peggiori sacrilegi del creato, visto che noi distruggiamo vita in continuazione. E anche se fossimo tutti vegetariani, distruggeremmo vita, perché anche le piante sono vita. Ma soprattutto noi distruggiamo vita ogni volta che
prendiamo un antibiotico, che si chiama così, antibios, esattamente perché distrugge vita. L'antibiotico distrugge vita. Una vita, quella dei batteri, che minaccia la nostra. Quindi, semmai sacra è la vita umana, esclusivamente la vita umana. Ora, la vita umana ha questa caratteristica di essere una vita singolare, una vita con nome e cognome, la vita di qualcuno, non una vita anonima. La vita umana è sempre la vita tua, tua, mia, la vita di ciascuno. E allora chi più del ciascuno che la propria vita vive può aver diritto a decidere su tutti gli aspetti della propria vita? E quindi semmai la vita umana è sacra proprio nel senso che chiunque pretendesse di decidere sulla mia vita pretenderebbe di commettere un sacrilegio, perché la vita è sacra in quanto la mia è assolutamente mia e nessun altro può prevaricare su di essa, e così io sulla vita di qualcun altro. Coloro che continuano a contestare, fin qui con successo purtroppo, il diritto all'eutanasia stabilito nella legislazione, perché non tutti forse lo sanno, ma i due articoli con cui si può venire oggi condannati, che sono 579 e 580, prevedono fino a 15 e fino a 12 anni di carcere per chi aiuta qualcuno a realizzare la libera e costante decisione di porre fine a quella che ormai considera solo tortura e non più vita. Leggi che furono introdotte nel codice Rocco, quindi leggi che furono stabilite dal codice fascista proprio perché in precedenza, io in questo piccolo libro riporto alcuni casi, in precedenza sulle accuse di delitti di omicidio, perché questa era l'accusa, in corte d'assise vi era la partecipazione della giuria popolare molto più forte come componente che non nei pochi casi in cui è presente oggi, e tutti i casi di cosiddetti omicidi per pietà finivano con l'assoluzione o con delle condanne minime. In Italia, ma soprattutto in Francia e in altri paesi. E quindi la legislazione fascista stabilì che bisognava porre fine a tutto questo, anche perché il suicidio era un sottrarsi ai doveri verso la patria e quindi a quello che poi della patria si sarebbe dovuto fare, la guerra. Ora, noi ancora oggi abbiamo una legislazione che stabilisce che chi aiuta qualcuno a fare la sua volontà è passibile fino a 12 e 15 anni, e 15 anni di carcere. E coloro che vogliono mantenere questa legislazione giocano un'ulteriore carta. Dobbiamo lasciar fare alla natura. Non è giusto che decidiamo noi di spegnere una vita. Dobbiamo lasciar fare alla natura.
Il problema è che la natura non esiste, o almeno non esiste in questo senso. La natura che esiste è solo la natura addomesticata dall'uomo. E per quanto riguarda la durata della sua vita, si può dire che la nascita di Homo sapiens, di questa strana specie animale, fa tutt'uno col fatto di intervenire sulle prospettive della propria vita. Dalla prima volta che è stata usata un'erba a scopo che oggi chiameremo medicinale, è evidente che l'uomo ha cercato di prolungare la vita rispetto a quello che sarebbe stata la scelta della natura. E ovviamente l'intervento umano sulla durata della propria vita ha ormai raggiunto un andamento esponenziale. Negli ultimi decenni siamo arrivati al punto che in realtà ormai è possibile mantenere in vita un insieme di organi che però di umano non hanno più nulla, perché non hanno più la possibilità e non l'avranno mai di nessuna delle caratteristiche che noi leghiamo all'idea di umano: coscienza, volontà, sentimenti, sensazioni. Oggi la medicina ha fatto tali progressi per cui un corpo umano indistinguibile da un cadavere rispetto appunto a queste funzioni umane può però rimanere pulsante con alcune funzioni biologiche quasi indefinitamente. E d'altro canto gli interventi invece per correggere la natura ormai si fanno addirittura con operazioni, interventi chirurgici intrauterini. Quindi è evidente che ormai, da quando nasciamo, anzi da quando siamo nel grembo materno fino alla morte, non lasciamo fare alla natura. È sempre l'intervento umano o l'omissione di un intervento umano che prolunga o accorcia la vita di ciascuno di noi. E oltretutto il diritto all'eutanasia per omissione esiste già nel nostro ordinamento. Quando sarà capitato a qualcuno di voi di essere sottoposto a un intervento chirurgico, prima di farlo gli vengono dati alcuni fogli che in genere nessuno legge in dettaglio, ma in cui e che firma, ma si chiama il consenso informato. Perché da quando l'Italia ha firmato la Convenzione di Oviedo e l'ha fatta entrare con apposita legge come parte integrante del proprio ordinamento, non vi può essere nessuna azione medica operata da personale sanitario, medici, infermieri, compresa la nutrizione artificiale o che possa avvenire senza il consenso esplicito. Il consenso informato. E questo consenso può essere dal paziente tolto, revocato in qualsiasi momento. E questo riguarda anche quei casi di interventi senza i quali è assolutamente certo che interverrà la morte. Il caso tipico è quando per una persona si è sviluppata una gangrena in un arto e ci si può salvare solo
attraverso l'amputazione di quell'arto. Moltissime persone ritengono che la vita abbia comunque un senso anche con un handicap grave come la perdita di un arto, ma vi sono persone che invece ritengono che con quella menomazione la vita non abbia più senso. E la legge riconosce ormai il diritto a queste persone di rifiutare quell'intervento e quindi di ottenere per omissione da parte dei medici una forma di eutanasia, perché di morte certa. Fino a un quarto di secolo fa, ma forse anche meno, in realtà quando qualche paziente diceva io preferisco morire che vivere senza un braccio, senza una gamba, si trovava sempre qualche psichiatra che, violando il giuramento della sua professione, stabiliva che quella persona era incapace di era temporaneamente incapace di intendere e di volere. Quindi qualcun altro decideva temporaneamente al posto suo, gli veniva fatta l'operazione, dopodiché tornava a essere capace di intendere e di volere. Era una evidente violenza a cui una serie di sentenze della Corte di Cassazione 25-20 anni fa hanno posto fine. Quindi oggi in ambiente sanitario per omissione i medici devono già garantire l'eutanasia in questi casi, il diritto all'eutanasia in questi casi. Ma di recente sono intervenuti ulteriori fattori. Dopo decenni di battaglie per rendere davvero sistematico l'utilizzazione della terapia del dolore, cosa battaglia attualmente vinta sulla carta, ma non ancora vinta in tutti gli ospedali nella realtà quotidiana, esiste comunque una legge che vorrei citare perché la legge del 15 marzo 2010 che si intitola Normativa sull'ospedale senza dolore. Quindi si stabilisce per legge che il dolore deve scomparire nell'ospedale. E l'articolo 3 sottolinea solennemente che le cure palliative e la terapia del dolore costituiscono obiettivi prioritari del Piano Sanitario Nazionale. Prioritari. E impegna governo e regioni a campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica per promuovere la cultura della lotta contro il dolore e il superamento del pregiudizio relativo all'utilizzazione dei farmaci per il trattamento del dolore. Cioè tutti quei pregiudizi e quegli ostacoli che sono stati posti e di fatto, ahimè, continuano ad essere posti contro l'utilizzazione della morfina, utilizzazione che è legale, anzi che è doverosa, come sentite dalla legge, anche quando l'utilizzazione degli antidolorifici lasci prevedere che in questo modo si accorcia la vita del malato, perché nessuna medicina è priva di effetti secondari. Il paradosso è che perfino la Chiesa Cattolica e addirittura un Papa che non certo è passata alla storia come un Papa progressista, come Pio XII, Papa Pacelli, aveva già stabilito all'inizio degli anni 50, durante un congresso
di medici cattolici che gli avevano posto il quesito se si potessero utilizzare analgesici ma anche oppiacei nella terapia del dolore, quando questo avrebbe inevitabilmente accorciato la vita dei pazienti, aveva risposto positivamente. Se non ci sono altre possibilità e se questo non impedisce che il malato possa adempiere a tutte le funzioni religiose, eccetera, la risposta è sì. Noi quindi abbiamo, per un verso, con la Convenzione di Oviedo abbiamo accettato che è il malato che decide, in ultima istanza, quello che gli si può fare e quello che non gli si può fare, che è un obbligo dell'ospedale di garantire al malato che non abbia dolore. E di recente, con la legge sul fine vita approvata un paio d'anni fa, un anno e mezzo fa, esiste anche la possibilità di stabilire in modo anticipato, affidando le proprie volontà per iscritto e nei casi dubbi e incerti delegando una persona, a richiedere a un certo punto della propria vicenda in ospedale la sedazione profonda permanente. La sedazione profonda è quella che si ha quando veniamo operati, cioè la perdita totale di coscienza. Si chiama anche coma indotto. C'è stato un caso famoso qualche anno fa, famoso perché la persona era molto nota perché era molto nota alle cronache mondane. Forse qualcuno di voi lo ricorderà, Marina Ripa di Meana, che aveva un tumore in stadio terminale e che alla fine registrò un video per Radio Radicale in cui faceva leggere alla signora Coscioni, se non ricordo male, un suo testo in cui diceva: ho scoperto questa possibilità, mi farò fare la sedazione profonda definitiva fra poco per non soffrire, e così via. Ciascuno di voi lo può fare, molti non ne sono al corrente. Ora, con la sedazione profonda definitiva, tutto ciò che sono le facoltà umane, ovviamente per decisione del paziente, vengono meno, e vengono meno in forma permanente, definitiva. Sarebbe mostruoso se una persona che ha chiesto la sedazione profonda definitiva, a un certo punto, per, poniamo, una disattenzione medica, che per un certo periodo di minuti non dà quel prodotto che mantiene in quello stato, riemergesse a coscienza, perché sarebbe una tortura terrificante. Che possa accadere, lo ha dimostrato un caso di un signore che si chiamava Nuvoli, che ha avuto una vicenda terrificante. Gli è stata rifiutata appunto l'eutanasia e non era in grado di muoversi e quindi di andare in Svizzera, e anche la sedazione profonda che gli è stata fatta, poiché i medici avevano paura di essere accusati di omicidio, non gliela fecero sufficientemente forte, per cui ogni tanto riemergeva a coscienza. C'è un racconto drammatico che si trova in rete della moglie di Nuvoli, che
ho pubblicato su Micromega alcuni anni fa, che credo andrebbe fatto leggere a tutti coloro che continuano a trovare gli argomenti o a cercare o a inventare argomenti contro il diritto di ciascuno sul proprio fine vita. Ecco, una sedazione definitiva permanente significa effettivamente che la vita umana è finita ed è finita per sempre, è finita in modo irreversibile. E allora io mi sono trovato a discutere con vescovi e cardinali su questi temi, a porre loro questa domanda: ma se tutte le facoltà che voi chiamate, che voi sussumete sotto la parola anima, sono definitivamente scomparse da quel corpo, e quel corpo è un puro bios, che differenza fa che quell'organismo che non è più un essere umano pulsi ancora per un minuto, per un'ora o per un giorno? Quale incredibile materialismo è il vostro che pensate che ciò che non è più un essere umano però debba essere mantenuto con delle funzioni biologiche vitali, malgrado non ci possa essere più nessuna possibilità che tornino delle funzioni umane? A tutto questo genere di domande in realtà non c'è risposta. Il mondo che obietta al diritto di ciascuno di noi a scegliere sul proprio fine vita, in realtà è mosso da qualcosa che con le argomentazioni umane non ha nulla a che fare, cioè dalla fede. Ma non può dire apertamente che solo la fede è un argomento per dire di no al fatto che io deciderò sul mio fine vita, tu deciderai sul tuo fine vita. Perché se dovessero ammettere questo, ovviamente dovrebbero riconoscere che la legge civile deve prescindere da questo, perché la legge civile è fatta per credenti e non credenti e li deve tutelare tutti nello stesso modo. Per cui si ingegnano con tutte le argomentazioni che vi ho elencato, e nessuna delle quali regge a un minimo di dibattito, devono ingegnarsi a trovare delle argomentazioni umane. Queste argomentazioni in realtà non ci sono. Da un punto di vista umano è evidente, è incontrovertibile che ciascuno di noi ha diritto a decidere sulla propria vita e anche sul proprio fine vita. E messi alle strette, anche i cattolici più onesti finiscono per ammetterlo. Io ho avuto, quando era ancora arcivescovo di Genova, il cardinale Tettamanzi, un lungo dibattito di bioetica con lui, che è stato pubblicato molti anni fa su Micromega. E a un certo punto il cardinale Tettamanzi riconosce che, dice esattamente, in effetti un no assoluto all'eutanasia, se non si è mossi dalla fede in Cristo risorto, non è possibile. Dopodiché, poiché questa cosa l'ha ammessa, gli è sfuggita, non è che gli è sfuggita perché poi quelle bozze le ha riviste, però l'ha detto, era incontrovertibile, cerca tutta una serie di distinzioni per dire che non si può, il no assoluto non si può dire, ma dei no relativi si possono anche in termini solamente umani. Il
Fatto è che in realtà solo l'argomento fede può essere usato davvero contro il diritto di ciascuno a decidere, e sarebbe un argomento spuntato, e soprattutto ci sono uomini di fede che sulla base della stessa fede sono arrivati a conclusioni assolutamente opposte a quelle della gerarchia. Ci sono due casi, secondo me, particolarmente famosi, ma ce ne sono tantissimi altri meno famosi. I due casi più famosi sono quelli di Hans Küng, che è il maggior teologo cattolico vivente. Era il professore di teologia che chiamò a insegnare teologia quello che era un suo giovane e promettente allievo, Joseph Ratzinger, che poi ha preso una strada molto diversa e che ha scritto due libri estremamente toccanti e estremamente argomentati dal punto di vista teologico sul fatto che non ci sono neanche argomentazioni di fede per negare a ciascuno il diritto a decidere sul proprio fine vita. E lo fa utilizzando i testi biblici, i padri della Chiesa. E l'altro è Don Franzoni, che era l'abate di San Paolo fuori le mura, è morto pochissimo tempo fa, è stata una delle più importanti figure conciliari del post-concilio. L'abate di San Paolo, la dignità di abate di San Paolo era equiparata a quella di vescovo e quindi fu il vescovo, il padre conciliare più giovane del Concilio Vaticano II. E anche lui spiega in termini di fede perché ciascuno ha diritto evangelicamente a decidere sulla propria vita. Ecco, noi ci troviamo in questa situazione che il diritto sulla propria vita dovrebbe ovviamente contenere il diritto di ciascuno a decidere liberamente su tutti gli aspetti della propria vita, compreso il fine vita. Ci troviamo con una legislazione che stabilisce invece che è il Parlamento che ci può imporre quello che vuole, anzi, che il Parlamento fascista decide sul nostro fine vita al posto nostro. E tutti i parlamenti repubblicani, per omissione, hanno ribadito questo diritto di un corpo politico a imporre su ciascuno di noi la loro volontà sul nostro fine vita. Questa situazione oggi viene messa in discussione dalla Corte Costituzionale . Ci troviamo di fronte però a una situazione di assoluta rimozione del problema. In un paese civile dove la Corte Costituzionale ha dato una scadenza che si avvicina sempre di più al Parlamento perché legiferi, il tema dovrebbe essere discusso e discusso in modo onesto e serio su tutti i mass media, perché è una questione cruciale che riguarda ciascuno di noi, a cui nessuno di noi può sfuggire. Non se ne sente parlare in nessun modo. Oggi la scelta della rimozione è la scelta di chi in realtà vuole impedire a ciascuno di noi di essere padrone della propria vita, mantenendo quella che è stata una scelta del legislatore fascista. Ecco perché io credo che su questo tema sia necessario che ciascuno di noi diventi protagonista di una battaglia civile che non può più aspettare. Grazie.
Grazie professore. Abbiamo tempo per 2-3 domande. Ecco, arrivo. La professoressa chiede come la legge sul testamento biologico possa... Arrivato. La recente legge, ma ormai mi pare che da 2 anni, sul testamento biologico, come si aggancia o non si aggancia a questo tema? Altri? Sì, io credo che il problema per molte persone del fine vita non si pone, perché all'inizio lei, professore, ha fatto una bellissima domanda e noi tutti abbiamo alzato la mano, giusto? E io penso che quando una persona è molto determinata, io faccio l'avvocato, quindi conosco i diritti e queste problematiche, quando una persona è determinata e si trova coscientemente di fronte all'evento morte, se una persona è determinata non ha bisogno di ricorrere allo Stato per dire, per legittimare la propria fine. Quindi praticamente chiunque, come per esempio ci sono delle culture come quella giapponese in cui c'è la cultura del suicidio, cioè la cultura di entrare, di avere il coraggio di porre scientemente la fine alla propria vita. Quindi il fatto è che viviamo in una società cattolica che ci ha disabituato a questa forma di coraggio. Quindi il problema si pone solo nei confronti di quelle persone, cioè nei confronti di quelle persone che hanno questo coraggio non c'è problema, si pone solo nei confronti di quelle persone che non hanno questo coraggio e quindi scaricano questa responsabilità su chi? O sul parente, il quale ovviamente incorre in responsabilità penale, come lei ricordava, oppure sullo Stato. Quindi la domanda esatta dal punto di vista logico e filosofico è: lo Stato deve aiutare colui che non ha il coraggio di porre la fine alla propria vita? Questo, grazie. Grazie. L'ultima? No, anche se ce ne sono due. Sì. Volevo chiedere se la volontà di limitare la libertà altrui nel decidere appunto il proprio destino non faccia il paio con altre volontà di appunto limitare l'autodeterminazione di ciascuno, ad esempio a formare una famiglia come desidera, quindi ad esprimere l'amore verso il prossimo come meglio crede, oppure ad avere anche dei rapporti che possano essere non ordinari, considerati almeno così, e quindi limitare la libertà altrui anche se questa libertà una volta espressa non impedisce e non limita la mia, cioè è chiarissimo. Ecco, perfetto, grazie. Un'altra? C'è una signora che sta alzando la mano lì. Chi è?
Vorrei chiedere, dato che ho la possibilità, insomma, di avere un personaggio comunque che ha una formazione filosofica ampia, quali sono i processi culturali che hanno permesso di arrivare all'autodeterminazione come prodotto culturale, quindi anche come riflessione filosofica? È chiaro? Comincio dall'ultima questione, perché è ovvio che rispondere significherebbe fare la storia della modernità e perlomeno la storia del pensiero dall'illuminismo a oggi, quindi non ha senso metterci qui a fare tutta questa storia. La questione dell'autodeterminazione è il frutto parzialissimo, perché siamo ben lontani da avere una cultura diffusa in questo senso. Anzi, abbiamo una ripresa in ampie zone del mondo di qualche cosa che ci fa tornare indietro. È proprio di questi giorni la notizia che in alcuni stati degli Stati Uniti si sta rimettendo in discussione la legge sull'aborto, tanto per dire. Queste forme di libertà sono il frutto di secoli di lotte, culturali, di lotte politiche, di sacrifici, quindi credo che basti seguire il corso della storia degli ultimi secoli per vedere come faticosamente, attraverso quali conflitti, siano emersi via via embrioni di diritti di libertà e poi si siano espansi. Credo che sicuramente il rifiuto di riconoscere il diritto di ciascuno sul proprio fine vita abbia delle parentele con altre forme di prevaricazione su diritti di libertà che non metterebbero in discussione diritti altrui. Cioè credo che il signore che è intervenuto si riferisse, per esempio, al matrimonio omosessuale o a temi di questo genere. In effetti, noi abbiamo a che fare con una pretesa che è radicatissima nelle fedi religiose, ma anche nel potere, di condizionare al massimo o addirittura di disconoscere la libertà dell'individuo sui tre momenti essenziali della sua esistenza: la nascita, il sesso e la morte. Su nessuno di questi tre aspetti, che poi significa il filo conduttore della vita, le religioni accettano che l'individuo sia padrone di sé. Vogliono subordinarlo a norme che vengono da fuori. Tuttavia, se c'è una parentela tra queste forme per cui si combatte il diritto di ciascuno sul proprio fine vita, si combatte il diritto di ciascuno sulla propria scelta libera di sessualità, tra queste varie forme ci sono delle differenze. Io credo che la pretesa di impedire che ciascuno possa scegliere sul fine vita sia in qualche modo
la più violenta di tutte, perché perché ha a che fare con persone che sono in una situazione di estrema debolezza. Naturalmente le persecuzioni che ci sono state nei secoli, ma fino a ieri, ma in realtà ancora oggi, contro gli omosessuali, naturalmente sono mostruose. Tuttavia hanno a che fare con persone adulte nel pieno delle loro facoltà. Quando parliamo di fine vita, abbiamo a che fare con individui che non sono nel pieno delle loro facoltà fisiche, tutt'altro. Ed ecco perché, avvocato, io francamente trovo del tutto fuori luogo il suo ragionamento. Se mi permette, anche un poco indecente, che c'entra il coraggio? Per quale motivo, se io che stessi soffrendo le pene dell'inferno per una malattia terminale e volessi abbreviare la mia tortura, e ovviamente non sono in grado di farlo da solo, dovrei trovare il coraggio di, anche il momento che precede la morte, provare qualche cosa di terribile, perché non ho il diritto di chiedere invece che qualcuno mi faccia un'iniezione di pentotal. Ma per quale motivo dovrei avere questo mostruoso coraggio? O magari, lei ha fatto l'esempio del giapponese, ma per quale motivo devo essere in grado di infilarmi una spada nello stomaco e girarla così fino a morire, quando posso addormentarmi serenamente? Ci sono stati dei casi di persone, ci sono stati dei casi famosi. Uno dei più famosi registi italiani, Mario Monicelli, si è buttato dal quinto piano dell'ospedale dove stava. Avrebbe preferito morire nel sonno, evidentemente. Ha dovuto infliggersi un'ulteriore tormenta e buttarsi dal quinto piano, perché appunto non è concesso a ciascuno di noi di scegliere come morire. Con che diritto lo Stato impedisce questo? Il problema non è che noi chiediamo allo Stato, noi siamo lo Stato è l'ordinamento giuridico, quindi non è un'altra personalità rispetto a noi. Chiediamo che la legge garantisca a ciascuno di noi di potersi fare aiutare, senza che chi ci aiuti rischi 15 anni di galera. Per quale motivo dovrebbe rischiare 15 anni di galera chi ci aiuta a fare la nostra volontà? Perché io non posso fare la mia volontà e devo fare la volontà del Parlamento? Questa è l'abnormità. Questa è la mostruosità di una legge che non a caso nasce come legge fascista, con l'idea di uno Stato che è superiore agli individui e di cui gli individui sono solo delle articolazioni. Il testamento biologico non garantisce questo. Il testamento biologico è sicuramente un passo avanti, ed è un passo avanti che è arrivato dopo anni e anni di battaglie. 10 anni fa ci sta... fu il caso Englaro e il tentativo di fare una legge sul testamento biologico che era esattamente di segno opposto a quella che è stata approvata l'anno scorso, perché
rendeva obbligatori determinati trattamenti e avrebbe comportato la condanna del medico che invece alla fine rispettò la volontà di Eluana Englaro. Ora, questo testamento biologico certamente è un passo avanti e i passi avanti in questo ambito, anche se sono piccoli, non sono mai piccoli, dobbiamo salutare, però è un piccolo passo avanti. Oggi, a differenza di quello che poteva accadere un anno fa in un ospedale, oggi un paziente che sta morendo e è tracheotemizzato, cioè respira col polmone artificiale, può aver lasciato scritto nel suo testamento biologico che non vuole quel trattamento e quindi il medico lo mantiene in sedazione e, togliendo il respiratore artificiale, ne provoca la morte nel giro di qualche minuto. Fino ad alcuni mesi fa non era possibile. In realtà, negli ospedali, tacitamente, non sono pochi i casi di eutanasia, tacitamente. Io ricordo che una quindicina d'anni fa mi fu chiesto di fare una relazione al Congresso Nazionale di Cure Palliative. E in quell'occasione questa associazione portò i risultati di un'inchiesta che era stata fatta, sottoponendola a un numero molto alto e quindi statisticamente significativo di medici che, sotto garanzia di anonimato, rispondevano al fatto se avessero praticato un trattamento eutanasico o sapessero per certo di qualche loro collega che l'aveva praticato. E c'erano numeri piuttosto consistenti che dicevano che queste pratiche esistono. Proprio sulla base di questo ricordo che ho avuto una discussione pubblica con Angelo Panebianco, che è uno dei più importanti editorialisti del Corriere della Sera, il quale diceva che su queste questioni di fine vita la legge non dovrebbe dir nulla e tutto dovrebbe essere lasciato agli sguardi fra medico e paziente. Ora, purtroppo questo, che a livello di buonsenso sembra la cosa più umana, perché ogni caso è un caso a sé e quindi perché voler tipizzare i casi? Ogni caso è un caso a sé ed è lasciato all'incrociare di sguardi fra paziente e medico, che possono capirsi benissimo. Non faceva i conti questa posizione col fatto che, ahimè, oggi una legge esiste e quella legge stabilisce che il medico che sulla base di sguardi facesse quello che capisce che il paziente vuole, quel medico può finire in carcere per 15 anni oltre a essere radiato dall'albo. E se anche non ci fosse questo, non fai conti col fatto che per il paziente sarebbe una lotteria, perché dipende dal medico che trova. Io, un medico con cui ho avuto a che fare in situazioni personali vicine a queste problematiche, per fortuna in cui non si è arrivati a queste problematiche, ma vicine a queste problematiche, mi ha detto: sai, io in certi casi so che dovrei, se avessi umanità fino in fondo, fare
quello che un paziente mi chiede. Ma se per caso l'infermiera che se ne accorge è di comunione e liberazione, e questo è, che medico ti può capitare? L'incrocio degli sguardi implica in senso proprio l'alleanza terapeutica, cioè il fatto di un medico che vive come suo compito quello di essere di sostegno al paziente per farlo guarire finché può farlo guarire, per assecondarlo nella non sofferenza quando non può più farlo guarire. Cioè l'alleanza terapeutica di cui spesso si discute e si utilizza questa espressione proprio per negare poi al paziente il diritto di decidere. Ma alleanza terapeutica è quella che ha avuto Sigmund Freud col suo medico, con cui fece un patto. Freud era affetto da un tumore alla mascella devastante che si è prolungato per molti anni. Aveva fatto un patto con il suo medico: quando ci sarà arrivato il momento in cui per me non ha più senso, lei mi addormenterà definitivamente. E tutti i racconti dei biografi di Freud raccontano appunto gli ultimi giorni in cui Freud, il medico al suo capezzale, dice: dottore, lei ricorderà il nostro patto. E il medico gli dice sì, e allora Freud dice: sono sollevato, questo, e gli farà 3 iniezioni successive che porranno fine a quella che per Freud era diventata ormai solo tortura. Ecco, questo è l'insieme dei problemi a cui ci troviamo di fronte. Sono questioni di libertà e di potere. Io mi sono sempre domandato perché i parlamenti non hanno abrogato quei 2 articoli della legislazione fascista. Sicuramente perché la Chiesa Cattolica era contraria. Però ci sono stati anche dei momenti in cui anche sul divorzio e sull'aborto era contraria, eppure quelle leggi sono passate. È come se sulla questione cruciale vita e morte chi poi è in Parlamento ha potere non se la sentisse di rinunciare a un potere abnorme che è quello di decidere al posto di chi la vita vive. E io credo che su questo davvero è una battaglia culturale, una battaglia di civiltà quella che dobbiamo riuscire a fare. Grazie professore, grazie a tutti per essere intervenuti.